Ciao a tutti ragazzi, come state? Il mio nome è Giuseppe, se ancora non mi conosci, è il canale che stai guardando, è il canale dell'Italian Keto Guy! Ho 47 anni e il 15 luglio dell'anno 2018 ho iniziato a seguire l'alimentazione chetogenica. Qui puoi vedere il mio percorso. Non considero la chetogenica una dieta, come viene considerata dai dottori, dai medici, dai nutrizionisti, ma bensì un regime alimentare, uno stile di vita da seguire fino alla fine. Nel canale mi diletto a convertire le ricette non chetogeniche nel loro equivalente chetogenico, qualora sia possibile, e oggi vi presento un preparato, non vi presento una ricetta questa volta. Vi presento un preparato del pane che vendo nel mio negozio Amazon. Ora si vede tutto il contrario, poi dopo ve lo faccio vedere da vicino. Il preparato è da 200 grammi e ne arrivano 3. Quando comprate la confezione ne arrivano direttamente 3. Questo ovviamente l'ho utilizzato per farvi vedere il prodotto. Bando alle ciance, vediamo subito come si prepara questo prodotto che contiene le proteine del pollo a questa novità e poi faremo la prova assaggio. Ed eccolo qui, il nostro preparato proteico per il pane. Ora non si vede al contrario. Vediamo un po' insieme cosa contiene. Farina di girasole, farina di semi di lino, farina di semi di lino bruno, quindi penso che siano i dorati. Farina di semi di zucca, semi di girasole, infatti quelli non sono in farina, si vedono. Farina di lupino, pollo proteico in polvere. E poi abbiamo di nuovo i semi di lino, il sesamo, le bucce di psiglio, credo, fibra vegetale psiglio e il bicarbonato di sodio. Ora versiamo tutta la busta in un recipiente, sono 200 grammi. E i carboidrati sono 4 grammi ogni 100, quindi tutto il pane conterrà 8 grammi di carboidrati. Io ho messo un po' di aceto perché il prodotto contiene bicarbonato, però nel mio caso non ha lievitato, l'alveolatura non c'era tanto, però vi assicuro che il pane è veramente buono. 150 ml d'acqua, come dicono le istruzioni. E poi ho messo 20 grammi di olio extravergine. Nelle istruzioni dicono di aggiungere 50 se necessario. Io ho preferito aggiungerlo perché ha fatto anche questo la differenza. 20 ml. E, nelle istruzioni dicono anche di aggiungere 250 grammi di formaggio quark. Io non l'ho messo perché so che molti di voi che mi seguite non mangiate latticini, quindi ho voluto fare la prova senza. Se voi non avete, voi altri non avete problemi, potete mettere questo formaggio quark oppure credo anche lo spalmabile, il classico Philadelphia. Incominciamo a impastare, l'impasto è appiccicoso, quindi magari bagnatevi le mani, io non l'ho fatto, e quando poi si stacca dalle pareti del recipiente, come sono solito dirvi, è pronto. Come vedete è piccolo, mi aspettavo un qualcosa in più. Però, come vi dirò dopo, arrivano 3 buste, come vi ho fatto anche vedere, quindi potete comunque fare 3 piccole pagnottelle. Ecco, lì si vede un seme di girasole che spunta. Foderiamo un recipiente da plum cake con carta forno e adagiamo la pagnottella, ecco, potete vedere la dimensione, nel contenitore. E questa volta non utilizziamo 180 gradi, infatti sulla busta c'è scritto di accendere il forno a 160 gradi e tenerlo in forno per 75 minuti. Il forno statico ce l'ho aggiunto io, nelle istruzioni non viene specificato, sentitevi liberi di provare anche con il ventilato. E poi una cosa che vi voglio dire, ho aggiunto, ecco, fate i tagli, ho aggiunto un poco d'acqua nella leccarda dove poi ho appoggiato il contenitore da plum cake. O al limite potete mettere un contenitore con un po' d'acqua per far evaporare durante la cottura. Ed eccoci qui il nostro rituale, la prova assaggio. Questa è la dimensione della pagnotta. Esce una piccola pagnottella, non vi aspettate di queste dimensioni, insomma, non più di tanto.
Alta così. Assaggiamo. Devo dire che le proteine del pollo fanno decisamente il loro lavoro. Il pane ha un gusto delicato, si sente il retrogusto dei semi di girasole, dei semi di zucca, nel suo insieme è veramente buono. Devo dire la verità, è veramente buono. Non è adatto per chi segue la keto in qualità di vegetariano, ovviamente, perché ci sono le proteine del pollo. E poi è curioso che nelle istruzioni dicono di utilizzare il formaggio quark da mettere nell'impasto. Come avete visto durante la preparazione, io non l'ho fatto, perché molti di voi non mangiano prodotti a base di latticini, non mangiate latticini, formaggi e così via, e quindi ho pensato a voi e ho voluto fare la preparazione senza. Ovviamente, se coloro di voi che mi state seguendo mangiate formaggi, potete tranquillamente aggiungerlo come riporta la confezione. Anche così, senza, credetemi, è veramente buono. L'unico neo, se così si può dire, che la pagnotta è una pagnottella, come vi ho fatto vedere, è veramente piccola, insomma, viene così. Non vi aspettate il filone, purtroppo è piccolo. Però l'azienda vi spedisce tre buste, tre confezioni, quindi potete fare 3 volte questo pane. Questo è quanto, spero vi sia piaciuto. Lo trovate nel mio negozio Amazon, ovviamente. Se avete suggerimenti, critiche, fatemi sapere come l'avete farcito, cosa ci avete messo sopra. Ne ho diverse fette qui davanti a me, ma mi devo mantenere, devo parlare con voi. Comunque siamo in chiusura, vi annuncio delle altre ricettine dolci prossimamente sul canale, è sorta un'altra collaborazione e quindi ci sarà una ricettina tipica del carnevale. Avete già capito qual è. Io vi saluto, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, ho bisogno del vostro supporto. Vi ringrazio, alla prossima video ricetta. Ciao!